Inaugurazione del comitato dell'avvocato Pietro Ferro e Giacalone Margherita, candidati al Consiglio Comunale nella lista Partecipazione Politica a sostegno del candidato sindaco dottor Salvatore Quinci che abbiamo qui con noi. Stasera una grande folla ha applaudito l'inaugurazione di questo comitato elettorale. Margherita Giacalone, già questo è un buon segnale. Certo, per noi è un grande segnale, siamo tutti veramente entusiasti per questa giornata, vediamo gente numerosa in questo incontro e desiderosi di, diciamo, progettare e collaborare insieme al nostro sindaco per questa candidatura. Io il messaggio che vorrei dare a tutti è quello di votare con piena libertà, con coscienza, il nostro sindaco di Mazara del Vallo perché se lo merita. E lui ha una visuale aperta della nostra città di Mazara del Vallo e di persona ho constatato. Per cui il mio invito è quello di valutare tutto ciò che il nostro sindaco ha fatto per la nostra marina, diciamo, Mazara del Vallo. Benissimo, avvocato Pietro Ferro, e allora una forte candidatura la sua per un grande impegno per la città. Candidarsi al Consiglio Comunale è una grande responsabilità che si assume perché si diventa portavoce dei cittadini. Sì, devo dire che per un professionista non è mai una scelta facile quella di spendersi per la comunità, però ritengo che sia un dovere morale e civico per tutti coloro i quali hanno a cuore la nostra città, quello di spendersi in prima persona. Sono convinto di aver sposato il progetto politico vincente, assolutamente convincente, perché l'amministrazione guidata da Salvatore Quinci è stata in grado in questi anni, grazie al lavoro laborioso, di cambiare in positivo la nostra città, di migliorarla sotto tutti i punti di vista. Sono quindi convinto che i cittadini mazzaresi daranno la loro fiducia a Salvatore Quinci per consentirgli per altri 5 anni di poter completare il progetto che lui ha già iniziato, quella sostanzialmente di una città ideale, quella che abbiamo sempre perseguito. Buonasera a tutti. Oh, sono energia. Certo. Aspetta, io sono il sindaco, dai, cosa vuoi fare allora, mi ha Pietro? fatto lo scherzo. È E stata mia certo. moglie che avrà staccato. Sarò velocissimo. Guardate, io sto girando un sacco di comitati elettorali, tantissimi, perché la mia forza sono loro, sono i candidati innanzitutto, che sono i primi che portano in giro il progetto della Mazara Impossibile che verrà. A me piace questo nome, Mazara Impossibile. Sapete perché l'abbiamo chiamata così? Perché tutti, da troppo tempo, tutti quanti noi abbiamo pensato e abbiamo raccontato che tanto le cose non cambiano. Tu vinci, vinci, tanto non cambia mai niente. E invece stiamo vedendo che qualcosa sta cambiando. Non cambiano solo le infrastrutture, basta andare in giro e le vediamo, e i grandi progetti ancora stanno per essere realizzati, sono in fase di cantiere, ma soprattutto sta cambiando la mentalità e la testa dei mazzaresi, che cominciano a vedere che c'è un modo nuovo di fare politica, che è quella di fare le cose, di farle accadere, che è quella di prendersi cura veramente della città, di pensare a opere per le famiglie, per i bambini, di cominciare a fare le cose che da sempre si raccontavano e non si facevano mai. Tre esempi per tutti: quante volte si diceva a Piazzale Quinci ci voleva un parcheggio? E vabbè, l'abbiamo fatto, che ci vuole? Oppure a Mazara è da decenni che vogliamo la piscina e non si faceva mai, in questo momento è in costruzione. O la villa che era abbandonata, che è tornata a vita nuova, sono solo alcuni esempi. E tutto questo lo stanno raccontando loro. Ma dopo di loro, la mia forza vera, la forza vera di questa amministrazione siete tutti voi, perché voi avete una cosa che nessuno vi può togliere, avete la libertà di scegliere da soli chi sarà il sindaco a Mazara. Ci sarà un sacco di gente che in questo momento dice io ho 1.000 voti, io ne ho 100.000, io ho questo pacchetto, decidiamo noi, facciamo noi, perché noi siamo forti, noi siamo potenti. I veri potenti a Mazara siete voi e ciascuno di voi, perché solo voi, con il vostro voto libero, consapevole, sceglierete voi chi sarà il
il prossimo sindaco di Mazara e chi sarà la squadra che guiderà questa città, perché un sindaco da solo non fa niente. Le cose che noi abbiamo fatto vedere, le cose che stiamo progettando, le abbiamo pensate, immaginate, costruite in tanti, in tanti. E dicevo, io giro tanti comitati elettorali, ma raramente ho visto l'affetto e lo sguardo sorridente di un comitato di tante persone così. Ecco Mimmo, ci mancava, non te lo do il microfono Mimmo, non te lo do, un ballo stasera, perché Mimmo mi segue, fa in giro e poi parla pure lui stasera. No, dicevo, raramente ho visto la partecipazione e l'affetto che mi raccontano una cosa che io già so da tempo, che Pietro e Margherita sono persone che vale la pena di conoscere, di avere come amiche e di appoggiare. Facciamo arrivare questi due, Margherita e Pietro, in consiglio comunale. Facciamo un applauso. Poi Margherita vi darà tanti consigli, vi starà vicino e io dovrò combattere con Pietro. Grande amico, grande responsabilità. Che è un tipo morbido, flessibile, malleabile, accondiscendente, come è notorio, no? Va bene? Grazie a tutti. Domani vi racconterò in piazza Mocatta alle ore 19 come sarà la Mazara del 2029 quando avremo finito di governare per i 5 anni. Venite domani alle 19, durerà mezz'ora, è il comizio più veloce degli ultimi 40 anni, durerà soltanto mezz'ora, perché dopo 5 minuti di cristiani in mezz'ora vi racconterò come sarà la Mazara dei prossimi 5 anni, come la vedremo trasformata nel 2029. Venite alle 7 e domenica ci facciamo tutti la passeggiata. Ci fermiamo alle 19. 19. Alle 19 in piazza Mocatta. Dedicatemi mezz'ora del vostro tempo. Non vi chiedo null'altro di più. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.